iniziando questa nuova avventura con Assassin's Creed Odyssey. Allora mettiamo una nuova partita. Sì. Ma andiamo con la nuova partita. Vabbè, mettiamo facile. Sente schermo, obiettivi della missione, sei assistito. Allora, Alexios. Ecco qua, vai. Siamo all'inizio del prologo, questo è il prologo, e poi facciamo il primo capitolo. Boxer X si dà un po' come match. Di merda! Vieni giù! Il ciclope ha un messaggio per te. Di al tuo capo che puoi infilarselo per la volta scorsa! Malaka! Il ciclope diceva che hai fegato! Facci vedere! Avvicinati qui e scopri. Dovresti saperlo ormai. Il ciclope riscuote sempre i suoi denti. La settimana scorsa. Questa merda succede ogni settimana. Non può continuare così. Ah. Grazie dell'avvertimento. Che ti è successo? Niente, Febe. Ora è tutto a posto. Di nuovo il ciclope, eh? Non ha ancora imparato la lezione. A quanto pare no. Prego, accomodati pure. Hai fame anche tu, Icaro? Credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te, Alexios? Forse potresti chiederglielo da parte mia. Proverò a mettere una buona parola per te. Finalmente. Allora, che ci fai qui? Ah, quasi dimenticavo. Marco ti sta cercando. Cosa vuole ora quell'idiota? Non lo so. Vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa, nel vigneto. Che hai detto? Vigneto? Malaka! È sulla strada per Sami. Dice che il vino lo renderà ricco. Da quando possiede un vigneto? Da ieri, credo. Quindi, Marco, che mi deve dei soldi, ha comprato un vigneto. Come ha fatto? Non lo so. E dove si trova la nuova meravigliosa tenuta di Marco? Sai la statua di Zeus sul monte Enos? Appena più a sud. Beh, suppongo che farò visita a Marco. Grazie, Febe. Thank you.
Avverto Marco del tuo arrivo. Cucu! Oh, la mia testa. Ora basta. Dite a quell'idiota di un orbo che se vi rivedo, gli cavo l'occhio buono e lo do in pasto alla mia acqua. Eccoti. Vediamo in che guaio ti sei cacciato stavolta, Marco. Cefalone. Cefalo. Ora torniamo da morte. Huh.
posto. Ma si è tolto la mappa. La mappa sono rossa. Okay,
capo, io te l'ho già detto. Non puoi fare così. Perché? È la mia tenuta, le pianto dove mi pare. Le viti moriranno qui, tutte quante. Dimentica quello che hai sempre saputo, amico mio. Insieme rivoluzioneremo la viticoltura. Fidati, ripenserai a questo giorno come a quello in cui... Alexios, sia lode agli dèi. Febbe ti ha trovato in tempo. Ehi, ti ho sentito. Ero preoccupato. Il ciclope ha mandato la sua feccia a cercarti. Credo volessero farti del male. Potevi dirmelo prima che mi attaccassero. Ma ora il punto è un altro. Hai comprato un vigneto, Marco. Un vigneto! Perché no? Il vino piace a me, piace a te, piace a tutti. E tutti lo comprano. Perché non da me? Perché non sai nulla sulle viti o su come si faccia il vino. Io imparo in fretta. Togli l'uva dalle viti e poi ci fai il vino. Ah, tutto qui, sicuro? Mi conosci, sai che ho pensato a tutto. Marco ha sempre un piano. Allora, immagino tu abbia i soldi che mi devi. Se ho i soldi che ti devo, certo, certo. Beh, no, al momento no. Allora, vedi di trovarli. Certo, amico mio, subito. Ma forse potresti farlo tu. C'è un mercante a Sami. Lo sai che non sono molto bravo con queste cose. Vuoi che riscuota i soldi che tu mi devi? Sì, sono lì che ti aspettano, a Sami. Chi è il mercante? Duride. Lo conosci, è un bravo uomo. Duride. Di nuovo. Perché continui a prestargli denaro? È una persona fidata. Non voglio che la sua famiglia muoia di fame. Sei un buon amico, ma non ci sai fare coi soldi. Dove posso trovare Duride? In una bottega di Sami vicino ai moli. Lo sai, Alexios. E sarà lì? Ti sembro forse la pizia? Non posso saperlo. E come vuoi che mi comporti? Non come con la storia dell'olio. Lì hai esagerato. Beh, ho recuperato i soldi. Già, e ora non lo rivedremo mai più. Non ricaverai nulla uccidendo tutti. Vuoi minacciarli, intimidirli? Spaccare qualcosa qua e là, sì? Ruba il denaro se devi, ma non farmi perdere altri clienti. A meno che tu non abbia alternative, gli imprevisti capitano sempre. Sarà meglio che abbia i miei soldi. Mi spiacerebbe vendere il nostro vigneto. Certo che li ha. Ah, e quando avrai finito c'è un'altra questione di cui voglio parlarti. Va bene, ma prendo un cavallo. Fa caldo ed è troppo lontano per andare a piedi. Ma... Consideralo come gli interessi, Marco. Tutti ci guadagnano. Certo, amico mio, certo. Scegli quello che preferisci. Poi... Dimmi di questo cavallo. Lo Shiro. Hai un buon occhio per le bestie robuste. Si arrampica su per i monti come una capra. Ho fatto la mia scelta. Quale hai scelto? Quello a sinistra. Una buona scelta. Ma questa razza ha qualche bizzarria? Ecco, di cui potresti non essere al corrente. Non vorrei che deludesse le tue aspettative. È questo quello che voglio. Sei sicuro? Perché... Sono sicuro, Marco. Tutti ci guadagnano, specialmente tu. Hai scelto il grande Phobos. Non mi ha mai deluso. Phobos. Ricorda, raggiungimi al tempio di Sami quando avrai recuperato il denaro da Duride. Ah, Euterpe! C'è ancora molto vino. Non ti preoccupare. Non ora, idiota. Febe è stata rapita. Da chi? Dagli uomini del ciclope, ovvio. L'hanno presa sulla strada principale. Dimmi dove sono andati. Verso la spiaggia di Dictimene. La spiaggia? Febe sa nuotare? La vado a prendere. Sì, vai. Ma non dimenticarti del caro Duride, Alexios. Andiamo. Forza! Non so fare, figlio.
andata. Ah, detto nella porta. Forza. Non mi sentiranno arrivare. Dai! Lasciami! Zitta! O stringo quei nodi! Frutterà un bel riscatto al ciclope. Nessuno pagherà per me! Sono tutti poveri! Stai buona, Febe. Eh? Non puoi stare qui! Gli altri bastardi non la passeranno liscia. Quel masco sarà il prossimo. È ora di liberare Febe. Alexios, sono qui! Slegami! Stai bene? Non è stato così terribile. L'ultima volta mi avevano tappato la bocca perché non mordessi. Febe, fai attenzione. Sei sola ora che... Che i miei genitori sono morti? Sto bene. Io ho te e tu hai me e Marco. Siamo la tua famiglia, non è vero? Ah, la famiglia. Fatevi qualche ricordo. Dovrai essere più forte di così. Non mollare! Colpiscilo! In guardia! Ancora, tu! Sì, padre. Gli spartani si rialzano non appena sono a terra. Ah, lo spartano, no? Prendi il bastone. Pianta bene i piedi. I soldati hanno una postura salda. Bene. Bene. Attacca. Adesso basta così, Nicola. Il sole sta calando. Si è fatta ora di mangiare, credi? Che cosa si mangia? Questa sera per cena mangeremo la piccola Cassandra. E sarà proprio un gran banchetto. No, non lei, prendi me, sono più buono. Sì, sì, siete entrambi dolci come il miele. Ora andiamo dentro o l'agnello si brucerà. Ecco, mettila a letto. Sì, padre. Alexios. Tu sei il mio più grande orgoglio. Ricordalo. Porterai questa famiglia alla gloria. Vai. Certo. Ti preoccupi troppo? Tu non ti preoccupi abbastanza. Staremo bene finché ci proteggeremo a vicenda. I criminali hanno detto che devi fare attenzione. Cosa hanno detto? Dicevano che il ciclope ha messo una taglia su di te. Talo Pugno di Ferro ti vuole morto. Talo, il mercenario. Oh, perché sono sempre nei guai? Meglio trovarlo prima che lui trovi te. Dicono che è molto cattivo. Torno in città da sola. Caire? Talo Pugno di Ferro. Proprio quello che ci voleva. Un altro squilibrato. Gli dovrò dare una lezione.
Andiamo. Sammy, Duride sarà la sua bottega. Alexios, che piacere vederlo. Alexios, che piacere vederti. Ciao, Duride. Come vanno gli affari? Senti, di a Marco che se vuole i suoi soldi, deve venire di persona. Ah, ma ora qui ci sono io. Senti, ero in ritardo con il pagamento e ora Marco vuole il doppio per via degli interessi. Non mi rimarrà nulla. Dovevi pensarci quando hai preso in prestito le dracme, Duride. Ma la mia famiglia... Fa caldo. Sono di malumore. E tu pagherai. Lo sappiamo entrambi. L'unica domanda è... Cosa distruggo prima? Te o la tua merce? Di a Marco che ho già pagato abbastanza. Non mi piegherò a un mercenario. O a qualcuno così stupido da chiedere un prestito al ciclope. Al ciclope? È così che ha comprato il vigneto. Senti, lo so che saresti morto senza Marco che ti ha strappato dalle strade quando eri un bambino, ma si sta comportando come un folle! Su questo hai ragione. Lascia perdere le dracme. Devo fare una chiacchierata con Marco. Mi lasci andare? Allora prendi questa spada. Non è niente di speciale, ma è meglio di quel tuo ferro vecchio. Con il ciclope di mezzo mi servirà. Fai ragionare Marco o siete entrambi spacciati. Sei qui per lavoro, Alexius. Non avresti dovuto accettare questa taglia, Talon. Nascondere col tallo cambio. Non è una madonna.
Questo non è Marco. Torna da Marco. Hai le ore contate prima che il ciclope venga a prenderti, Malaka. Vuole il suo denaro. Posso avere una proroga? Se non lo ripaghi, quando tornerà a Cefalonia, verrà a prenderti appena metterà piede a terra, capito? Cerchiamo di essere civili. Non puoi nasconderti per sempre dietro al tuo mistio, Marco. Il ciclope ucciderà te, lui e quella nanerottola che gira qui intorno. Certo, nessun problema. Troverò le dracme. Bene. O verrò a vedere il ciclope darti in pasto alle sue capre. Ah, Alexios. Vedo dal tuo sorriso che Duride ti ha dato le tue dracme. Non sto sorridendo. Ho appena scoperto dove hai preso le dracme per il vigneto. Ti ha dato di volta il cervello. Possiamo ancora trovare il denaro, vero? Ce la faremo sicuramente. Sarà molto dura. E comunque non so se ce la faremo. Dobbiamo tentare, non abbiamo scelta. Allora farei meglio a dare una mano. Non farò tutto il lavoro sporco. Ah, rimpiango i vecchi tempi. Ricordi? Era tutto più semplice. Non avevi niente, eri giovane e solo, e io avevo tutto. Ti ho donato il mondo intero. Cefalonia nel palmo della tua mano. Cassandra! Cosa è successo? Non si vedono tutti i giorni pesci del genere, eh? Oh! Hai fame? Che ne dici di un accordo? Io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me. Così tutti ci guadagniamo. È un'ottima offerta.
Pensaci. Aspetta. Cefalonia. Bel dono. Non saresti nulla senza Marco. Guarda dove siamo arrivati. Eri un orfano di strada, ora sei un Mistios con una dimora. E il ciclope ci porterà via tutto. Non posso proteggerti per sempre da lui. Ucciderà anche me. Oh, non devi temerlo. Guardati. Come posso resistergli? Con che armi? Una lancia arrugginita? Un arco spezzato? Eccoti. Nasconderti in un tempio non ti salverà da me, Marco. Drusilla! Stavo proprio parlando di te. Ah, sì? Mi serve quel legname, Marco. I nuovi archi saranno famosi in tutta l'isola. Ma non posso fare niente con quei malacca dei banditi che bloccano le consegne. Certamente! Beh, stavo proprio spiegando i dettagli al mio amico Alexios. Ha già un piano per occuparsi dei banditi. Mi conosci? Sono sempre pronto. Che ti dicevo? Farà tutto il possibile. Non importa chi, ma sarà meglio che qualcuno faccia fuori quei banditi. Oggi! Un'idea fantastica! Io... devo correre a casa, Alexios. Ho escogitato un piano per la questione ciclope. Passa a trovarmi quando hai tempo. Se vuoi il tuo legname, prima ripara il mio arco rotto. Di solito pago a lavoro ultimato, ma qui le cose vanno a rilento. Seguimi. Questi archi mi renderanno ricca come Creso. Sono così ben fatti. La guerra si avvicina. Agli ateniesi serviranno dei buoni archi per sconfiggere gli Spartani. Ci guadagnano tutti, suppongo. Parli come Marco, ora? Le sue idiozie non ti hanno ancora stancato. Faresti una fortuna in questa guerra. Per di più, ho saputo che sei di Sparta. Lo ero, molto tempo fa. Ora sono di Cefalonia. Dammi qua. Ecco qua, come nuovo. È un arco forte come Eracle in persona. Provalo. Quel che è giusto è giusto. Ora andrai a prendere il mio legname? Quei bastardi meritano una lezione. Quel che è giusto è giusto. Avrai il tuo legname. Ah, finalmente. Marco è fortunato che ci sia tu a salvarlo. Qualche idea su dove siano i banditi? Io fabbrico archi. Non sono certo un segugio. So solo che sono sulle montagne. Darei un'occhiata ai campi di legname. Mi occuperò dei banditi. Vedi di farlo. E in fretta. Mi occuperò dei banditi e ti porterò il legname che ti serve il prima possibile. Abbi pazienza. Non ci vorrà molto. Se sapessi quante scuse mi ha propinato Marco, di certo non diresti così. Ho fatto qualcosa per te, ora tu fai qualcosa per me. Recupera il mio legname. È qui che è avvenuta l'imboscata. Darò un'occhiata in giro.
Ma quante impronte! Un gruppo è andato verso ovest. Il carro è stato svuotato e poi abbandonato. Il ladro non può essersi allontanato molto con un tale carico. Colpito alla schiena mentre fuggiva. Saranno stati i banditi. Quello deve essere l'accampamento dei banditi. C'è dei banditi, no? Farmi sentire. Prenderò un po' di legname come prova. La vecchiaccia non si fiderà della mia parola. Forza, andiamo! Ecco, sì, sì. Ci vediamo, vediamo, non so dove andiamo. Guarda, il possente guerriero di Marco.
Non dirmi che hai già fatto quello che ti ho chiesto. Ho rintracciato i banditi e li ho spediti nell'Ade. Presto il tuo legname arriverà in città. E ti aspetti che creda alla parola di un mercenario? Non mi aspettavo che mi credessi, perciò ecco qui. Ecco la tua prova. Un campione di quel legno speciale che ti serve tanto. Sarà meglio che i tuoi archi siano degni di Apollo per tutti i problemi che mi hai creato. Per gli dèi. Sei sicuro di lavorare per Marco? Non ha mai mantenuto una promessa prima d'ora. Incredibile. Lavoro per lui, ma non ci assomigliamo per niente. Io mantengo le promesse. Allora tieni la tua paga, non dare nulla a Marco. Partiamo! Ma partiamo, andiamo. Chissà se riusciremo ad andarcene senza finire in una rissa. Chi voglio prendere in giro? Questo posto non cambia mai. Forza! Giocavo che il cavallo andava di qua. Eccoti! Proprio al momento giusto! Mi sono occupato dei banditi e ho recuperato il legname. Confidavo davvero in te, amico mio! Beh, il tuo piano? Allora, io e il Ciclope abbiamo un problema di dracme da risolvere. Lo stesso problema che hai tu, mio rude amico. Non avrei alcun problema se non fosse per te, amico mio. Già. Ma giuro che metteremo fine a questa faccenda! Se insiste a mandarci i suoi sgherri, faremo in modo che se ne penta amaramente. Sentiamo, cosa dovrei fare? Cosa dovremmo fare, vuoi dire? Tu sei il braccio e io la mente. È un lavoro di squadra. Sì, certo. Pensa, a cosa tiene di più il Ciclope? Ai suoi uomini? Alla sua terra? Alle sue navi? No, al suo occhio di ossidiana. Vieni al punto, Marco. E va bene. Glielo rubiamo. Sei impazzito. Prima gli chiedi un prestito e poi gli rubi l'occhio. Averlo significa vincere. E poi lo rivendiamo. Prenderemo due piccioni con un occhio di ossidiana. Farà meglio stare tranquillo o perderà entrambi gli occhi. No, no! Non deve accorgersi di nulla. Non devi farti scoprire. Allora il nuovo arco mi tornerà utile. Il Ciclope tiene l'occhio in casa sua. È troppo prezioso da portare in giro. Una scelta saggia finché non entrerai in gioco tu. Aspetta il calar del sole, infiltrati e rubaglielo. Ma rubiamoci. Bene. Ma non te la caverai a buon mercato. Mi ferisci, Alexios, a buon mercato. È quello che fai sempre. Portami l'occhio e ti mostrerò che ti sbagli. Ricorda, non farti scoprire. Capito. Compi la missione e il Ciclope non avrà le nostre teste al suo ritorno. Ora devo trovare l'occhio. Se è prezioso come dice Marco, sarà ben nascosto. Andiamo. Forza. Ehi là, occhio, ti vedo.
fare molta attenzione. Mi serve copertura. Se faccio piano, posso nascondermi tra i cespugli. Malaka! Deve essere prezioso per essere così protetto. Non devo farmi scoprire. Tutto fatto. Forza! Attenzione! Sai quante guardie lo proteggevano? Tutto per uno stupido sasso. Con questo sasso potremmo comprare una casa. E tuttavia non basta per ripagare il ciclope. Non vedere tutto così nero. Ci siamo divertiti un sacco. Il ciclope ci farà la pelle, Marco. Succederà. E non ci sarà proprio nulla di divertente. Funzionerà, te lo prometto. Ti ho mai mentito? Non ti rispondo neanche. Prendi l'occhio, ma aspetta a venderlo. Nessun mercante penserà che sia legale. Tutti sanno a chi appartiene. Bene. Non perderlo. Occhio! Per oggi ne ho abbastanza. Caire, Marco. Aspetta! Una barca! Non l'ho mai vista prima. E? È troppo bella per questo posto perduto. Deve essere il ciclope e ha portato degli amici. È tornato. Oh, non riuscirò mai a riposarmi, vero? Eliminali e avremo una preoccupazione in meno. E poi questi stranieri sembrano ricchi come Creso. Il ciclope li paga bene. Ci guadagneremmo tutti. Ma sì. Alla fine che cosa ho da perdere? Tu? Io non ti ho mai visto perdere. Allora dove sono? In una casa abbandonata sulla costa orientale. Chissà che tesori nascondono lì dentro. Spediscili nell'Ade e ruba tutto quello che hanno. Diventeremo ricchi! Ho intenzione di tenermi parte di quei tesori. Non si discute. E nemmeno una dracma per il tuo mandante? Il resto servirà a saldare il debito. Sono le mie condizioni. Va bene. Ora mostra a quegli stranieri come si combatte a Cefalonia. Fai scorrere il sangue o sarai il tuo a scorrere. Cioè però... Ospedale. La casa abbandonata e le persone.
Su, andiamo. Ha! Su, bello. Ha! Andiamo, andiamo. Se mi vedono qui, sono nei guai. Di solito lascio che siano gli altri a sporcarsi le mani. Immagino tu non sappia come rimuovere questa macchia. Sono i rischi del mestiere. Allora sei proprio il Mistios che sto cercando. Un massacro pulito. Ottimo lavoro. Mi vanno molto a genio gli uomini che lavorano con te. Non con me, per me. Dipendenti. Ora non più, suppongo. Quindi tu non lavori per il Ciclope? La gente come te di solito non crede alle leggende. Non il mostro, l'uomo. Tu sei uno straniero. Perché sei qui? Già, non sono di Cefalonia. Sono qui perché quello che cerco è qui. Seguimi, Alexios. Ma posso sapere come ci andiamo? Chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Sono il Penore di Cirra. Come faccio a sapere il tuo nome? Ho fatto come te. Ho chiesto e qualcuno ha risposto. Dimmi per chi lavori. Uno spirito curioso. Bene, sarà utile. Sai più di quanto mostri. Conoscerti è nel mio interesse. E conoscere me è nel tuo. Un mio oggetto di valore è stato rubato e portato a Itaca. La tela di Penelope. Mi serve che la recuperi. Va bene, ci sto. Sappi che non sarà facile. Per questo motivo ti costerà. D'accordo. C'è una barca a remi al porto. Usala. Non è adatta al mare aperto. Fai attenzione. Quando avrai la tela, raggiungimi al tempio di Zeus. Va bene. Ah, Mistius. Non fallire. Verso la casa di Ulisse su una barchetta. Evitiamo di far arrabbiare Poseidone, eh?
tela leggendaria. Fëanor non mentiva. Andiamocene. Puoi combattere. In tutti gli anni che ho vissuto a Cefalonia, non ho mai realizzato che il palazzo del grande Ulisse fosse qui. La tela di Penelope in carne ed ossa. Cioè, in tessuto. Sarai felice. Ti ringrazio. Non riesco a credere che quei bastardi me l'abbiano fatta. Ithaca è un luogo pericoloso per andarsene in giro da soli. Però tu vai in giro da solo. Hai ragione. Non posso affrontare un intero accampamento di banditi da sola. Mi aiuti a raggiungere il palazzo di Ulisse? Posso pagarti? Verrò con te al palazzo. Beh, allora sono fortunata. Come ti chiami? Alexios. Io mi chiamo Odessa, in onore del grande Ulisse. Dobbiamo raggiungere il palazzo finché possiamo. È questo. Sono solo macerie. Che cosa ti aspettavi? Non so, qualcosa di più imponente. I miei genitori mi hanno chiamato Odessa, in onore di Ulisse. Credevo che se fossi venuta qui, avrei capito meglio chi era. E non è così? Per niente. Scortami alla mia barca, ti pagherò lì.
Tieni, è per te. Che delusione. Perché quel posto è così importante per te? Mi prendi in giro. Ulisse viveva lì. Governava da lì. Lui pose fine alla guerra di Troia. Eluse Scilla e Cariddi. Aveva qualunque cosa. Lealtà, amore, spirito combattivo. Attirò anche l'attenzione degli dei. Questo gli causò parecchi guai. E lo rese una leggenda. Sei così carina ora. Sembra che niente possa ostacolarti. Di solito non mi piace essere definita carina. Ci sono altre parole che ti definirebbero alla perfezione. Non vedo l'ora di sentirle. Che ne dici di bella? E ancora meglio. Il resto lo sentirei in un altro momento. Spero che quel momento arrivi in fretta. Allora, cosa pensi? Penso che ora il mio umore è migliorato. Desidero così tante cose. Essere grande come Ulisse. Non so nemmeno da dove cominciare. Se vuoi essere grande come Ulisse, devi compiere gesta grandiose. Lui era famoso per la sua astuzia. Tu cosa hai fatto? Io ho viaggiato fin qui. Per vedere le rovine della vita di Ulisse, non per vivere la tua. Non ascolterò i consigli di un mercenario. Lasciami sola. Sbagliato là per fare. Non devo farmi vedere. Tutti allerta qua attorno. È questo. Sono solo macerie. Che cosa ti aspettavi? Non so, qualcosa di più imponente. I miei genitori mi hanno chiamato Odessa. In onore di Ulisse. Credevo che se fossi venuta qui, avrei capito meglio chi era. E non è così? Per niente. Scortami alla mia barca. Ti pagherò lì. Tieni, è per te. Che delusione. Perché quel posto è così importante per te? Mi prendi in giro. Ulisse viveva lì. Governava da lì. Lui pose fine alla guerra di Troia. Eluse Scilla e Cariddi. Aveva qualunque cosa. Lealtà, amore, spirito combattivo.
Attirò anche l'attenzione degli dei. Questo gli causò parecchi guai. E lo rese una leggenda. Sei così carina ora. Sembra che niente possa ostacolarti. Di solito non mi piace essere definita carina. Ci sono altre parole che ti definirebbero alla perfezione. Non vedo l'ora di sentirle. Che ne dici di bella? E ancora meglio. Il resto lo sentirei in un altro momento. Spero che quel momento arrivi in fretta. Allora, cosa pensi? Penso che ora il mio umore è migliorato. Desidero così tante cose. Essere grande come Ulisse. Non so nemmeno da dove cominciare. Ulisse non voleva la guerra. E quando il conflitto finì, gli ci vollero 10 anni per tornare a casa. Perse anni di vita, tutto per colpa degli dei. Resta a casa, passa del tempo con la tua famiglia, vivi la tua vita. Ma allora chi ricorderà la mia storia? Preferisci essere ricordata o essere felice? Ci rifletterò su. Grazie. Mettiamola. Madonna, madonna. Il penore. Alexios, buone notizie, spero. Sano e salvo. Ben fatto. E ora la tela è tua. Tu non la vuoi? Dopo tutto questo? Ho trovato qualcosa di molto più prezioso. Per il disturbo, Mistios. Quindi volevi soltanto mettermi alla prova? Può darsi. Ottimo lavoro, Mistios. Senti, che ne diresti se ti chiedessi di uccidere un generale in Megaride? Fallo e ti darò il doppio di quanto hai guadagnato oggi. Che ne dici? Ti porterà lontano da Cefalonia. Così lontano che potresti non fare più ritorno. Non sono un criminale. C'è sempre una prima volta. Che ne dici? Accetto. Splendido. Ti servirà una barca? Ne hai una, vero? Certamente. Bene, spero che tu ne trovi una solida. E perché? Perché temo che i mari non siano molto sicuri. C'è una guerra in arrivo e il lupo sta dalla parte sbagliata. Non rimarrai deluso. Quando il tuo lavoro in Megaride sarà finito, raggiungimi all'approdo del Pellegrino nella Focide. Mi servirà una nave. Devo andare dal costruttore. Del
Una bella nave, Telemene. Alexios! Proprio così. Ed è pronta a solcare le onde per il capitano giusto e per il giusto prezzo. Quanto vuoi per separarti da lei? Oh, non l'abbandonerei mai per meno di 100.000. 100.000? Chi possiede quella cifra? Uno che vuole comprare una nave. Credi che una barca del genere valga di meno? E se ti offrissi dell'ossidiana in cambio? Vorrei comunque 100.000 dracme. Ma anche se accettassi, ti servirebbe un esercito per governare una nave così grande. Siamo a Cefalonia. Troverei di sicuro qualcuno disposto a lavorare per uno straccio di paga solo per andarsene da questo scoglio. Di questi tempi i mari sono più pericolosi del solito. Sarebbe un suicidio. Non mi sei d'aiuto, Telemene. Non so se aiuta, ma ho sentito che il ciclope sta venendo a prendere te e Marco. Sono solo voci. Non credere a tutto quello che senti. Sembrerebbe anche che abbia attraccato nella Baia dei Ladri. La sua nave, farà un salto alla Baia dei Ladri. Fai attenzione. Quel bastardo ha un caratteraccio. Potrei occuparmi del ciclope e appropriarmi della sua nave. Due piccioni con una fava. Partiamo adesso. Fammi uccidere il ciclope. Dai! Ma questo qua l'ho fatto su, sto là. Non abbiamo centro. Ciclope, è ora di fare due piatti. Devo fare attenzione, meglio non farsi scoprire. Mi sono testimoni, lo giuro! Di quali dei parli? Che differenza farebbe se... tutti gli dei, ve lo posso giurare, tutti gli dei! Non ho mai sentito un uomo dire tante stronzate sugli dei in tutta la mia vita! Lascialo stare. A nessuno su quest'isola è permesso di dire quella parola! Per caso ha detto Ciclò? Ha ferito i tuoi sentimenti. Non mi piace quando mi chiamano così. Non l'ho detto io. Ma sei così grasso. Cioè, voglio dire, grosso e forte. Ed effettivamente hai un solo occhio. Il mio occhio. Ridammelo. Ridammelo e non ucciderò Marco per avertelo fatto rubare. Ridammelo. Lo vuoi? Prendilo. Cosa stai facendo? Thank you.
cavolo, non lo so. Deciditi ad andare. Ti ammazzerò! Sono spacciato. C'ho troppo peso. Perdiamo un istante di più qui. Persino ratti come questi hanno amici a Cefalonia. Per Zeus! Questo era un bel villaggio, ora è solo un covo di anarchici e criminali. Sembrano davvero temerti. Aspetta, banna. Aspetta, banna. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Ho passato una vita in mare. Sarebbe stata un'onta annegare in una giara. Ah, sono proprio un maleducato. Sono Barnaba, capitano della Drestia. Bene, Barnaba. Piacere di conoscerti. Sono Alexios, Mistios di professione. Oh, ma di certo sei molto di più. Che vuoi dire? Quando stavano per annegarmi, ho pregato gli dèi. E quando ho tirato fuori la testa dall'acqua, c'eri tu. Mi
Mi hai chiamato, io ho risposto. In molti sostengono che il sangue degli dei scorra nelle loro vene. Tu sei il primo a cui io credo. Così hai una nave. Certo che sì. Gli dei non vogliano che resti bloccato in questo posto. Dov'è ora? Grazie a te e ancora al porto di Sami, dove l'ho lasciata. Ho salvato te e la tua nave. Direi che mi devi un favore. Lo spirito di un Mystios. Sai chi mi ricordi? Me stesso. Con qualche anno in meno, prima che trovassi il mio vero scopo e che perdessi un occhio. Stai cambiando discorso. Oh sì, le mie scuse. Hai ragione, ti devo la vita. Cosa può fare l'umile Barnaba per il potente Alexios? Ho bisogno di una nave e di un equipaggio. Ma certo! Quindi, è un sì? Io, la mia nave e il mio equipaggio siamo al tuo servizio. Si vede proprio che non sei di qui. Per gli dei, sì! E ne sono lieto. Ora vieni, ti mostro la Drestia. La nave, la destra. Devo nascondermi, se non voglio combattere. Quando vuoi, siamo pronti, capitano. Aspetta! Aspettami, Alexios! Ho fatto i bagagli! Vieni anche tu, eh? Se te ne vai, vengo anch'io. Hai sempre vissuto a Cefalonia. Abbandoneresti la tua casa? Lo farò per seguire te. Non puoi venire con me. Devo andare da solo. Chi ti terrà compagnia? Starò bene. Se non posso venire, porta Cara. Cara? La mia aquila. È mia amica. È un dono della mia mamma. Ma ora sarà tua amica. E sarà come se io fossi sempre con te. Così ti ricorderai di me. Grazie, Febe. Ma devi promettermi che ci rivedremo. Te lo prometto. Ci rivedremo. Cerca solo di non cacciarti nei guai. Lo farò, non ti preoccupare. Va bene, puoi andare. Alexios! Lasci Cefalonia senza dire addio al tuo caro Marco? Dimmi che non è così. Beh, ora sei qui, perciò non è così. Addio, Marco. Tutti questi anni a lavorare fianco a fianco, non potrò mai sostituirti. Beh, prima o poi mi servirà un altro assistente, ma non sarà facile. Vieni qui, dammi un abbraccio. Va bene, vieni qui. Sì, vieni da me. Oh, quanto mi mancherai, Alexios. Grazie, Marco. Anche tu mi mancherai.
E cosa hai in serbo per te il futuro? Vino, naturalmente. Anche se non si sa mai quando le viti avvizziranno. Sono sempre pronto a una nuova avventura. A proposito di avventura, ho una missione per te, cara Febe. Un'avventura? Sì! Già pronta a seguire le tue orme, amico mio? Pronto a salpare? Sono pronto. È ora di andare. Bene! Le maree non aspettano nessuno. Andiamo. Quindi, che rotta prendiamo? In che punto del grande e meraviglioso mondo vuole andare il potente Alexios? Megaride. Megaride! Ma andremo verso la guerra. Ho un contratto per la testa di un generale. La testa di chi? Lo chiamano il lupo. Il lupo? Chi vuole morto Nicolao di Sparta? Nicolao di Sparta? Nicolao di Sparta. Padre. L'oracolo ci ha parlato! Per impedire che Sparta cada, la bambina deve morire! Adesso! Non puoi lasciare che accada! Ti prego! Non ci farà del male. Potrà aiutarci. Guiderà tutti noi. Fate silenzio! No! No! Fermi! No! No, non puoi! Forza! Buttalo giù! Pagherà per il suo disonore, per la vita che ha strappato! Guarda, non è Nicolao! Uno spartano, Nicolao! No, non farlo! No. Non ascoltare! Nicolao! Non ascoltare! No! No! Non ascoltare! Nicolao! Perché? Padre! Nicolao! Fermo! Nicolao! No! Nicolao! Nicolao, guarda me! Guardami, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Il tuo sangue è corrotto! Sbarazzati di questo veleno! Padre! No! Padre! Il mio bambino! Alexios! Alexios! Portami in Megaride. Ora. Ma non capisco. Di tutti i posti sotto il grande Elio, perché rischiare il collo per andare lì? Il lupo di Sparta è mio padre. Non c'è niente come la brezza marina. Il ponte sembra sempre in movimento.
Ho l'opportunità perfetta per aiutarti a superare il mal di mare. Oh, e cosa sarebbe? Beh, quando ero in balia del ciclope, i suoi pirati mi hanno rubato il carico. Conosco la loro nave e so dove stanno andando. Che ne dici di riprendercelo? Certo, sarà un'ottima occasione per vedere come se la cavano la nave e l'equipaggio. Vediamo se le vele tengono. Allora, grazie a tutti di essere stati qui con me. Buonanotte. Non torniamo domani. Fulmine.